Ciao, sono Giulia e in questo video ti mostro le tecniche base dell'acquarello e alcuni effetti inusuali che si possono ottenere sperimentando un po'. Sono concetti molto semplici che ti aiuteranno a capire come funziona questa tecnica, che a volte può sembrare imprevedibile. Puoi usare degli acquerelli in godè oppure in tubetto. Per iniziare bastano pochi pennelli. Un numero 8 e un numero 10, per esempio, un pennello medio tipo un numero 4 e uno piccolo, ad esempio un numero 2. Ne ho molti, ma alla fine finisco per utilizzare sempre gli stessi. Per quanto riguarda la carta, va bene una economica ma di buona qualità, come questa Aquapad. Tuttavia, per mostrarti le varie tecniche, utilizzerò dei campioncini di carta 100% cotone. Inizio con la tecnica del bagnato sul bagnato. Con solo acqua bagno lo spazio che vorrò riempire di colore. Poi prelevo un po' di pigmento, lo sposto sempre prima nella tavolozza per capire quanto è intenso e se devo magari aggiungere un po' d'acqua. Inizio a riempire il cerchio in modo abbastanza libero e vedo come fluisce liberamente il colore. Uso prima un rosso e poi il blu per vedere come questi colori possono respingersi o mescolarsi. Ti consiglio di fare questo esercizio almeno 2 o 3 volte, magari con vari colori, perché ti permette di prendere confidenza con l'acqua e l'acquerello e di capire come controllare l'acqua che hai sul pennello o sul foglio e come si comporta il colore quando è più o meno diluito. Aggiungo il giallo, così ho tutti e tre i primari al momento e posso vedere delle nuove sfumature di colore che si creano, come un blu verdastro o un viola. Uso anche un arancio più intenso e meno diluito per vedere come si comporta un altro colore sul foglio bagnato. Con il colore dipingo direttamente sul foglio asciutto. Può aiutare a pensare di trascinare la goccia di colore invece che pensare di riempire una zona nei suoi contorni. Come vedi, parto da un punto e poi riempio la forma seguendo un verso. Asciugo aiutandomi con l'asciugacapelli e poi inizio con il secondo strato, questa volta blu. Quando il colore è asciutto, sembrano strati di carta velina. Infatti, sotto la parte blu posso ancora vedere il rosso, anche se in alcuni punti, guardando bene da vicino, i contorni si sfocano un po' perché l'acqua contenuta nello strato di blu ha riattivato i pigmenti rossi che erano sotto. Di nuovo aspetto che asciughi e faccio un terzo strato, con il giallo stavolta, e anche qui guardo come si può giocare con la trasparenza del colore. Anche se sono molto delicati, la parte dove si sovrappongono tutti e tre si ottiene un colore molto scuro e intenso. Ma ora lascia che ti mostri un po' di effetti speciali che puoi ottenere con gli acquerelli. Preparo un paio di forme rotonde con un viola che mi piace molto. Guarda sempre come cerco di evitare di lavorare dai contorni e come trascino il colore sul foglio. Aggiungo del sale fino sulla prima forma e del sale grosso sulla seconda. Questo va fatto prima che il colore asciughi. Si creano delle texture molto particolari che puoi utilizzare negli sfondi, per esempio. Nella seconda riga provo a vedere cosa succede con un bastoncino di cotone e del solvente per unghie. Sto proprio facendo degli esperimenti, però chissà, potrebbe magari tornarmi utile se decidessi di dipingere dei pianeti o delle galassie. Nella quarta forma voglio aggiungere dei pigmenti dorati. Quando l'acqua si asciugherà, i pigmenti rimarranno sul foglio. Ora invece uso della mascheratura in polvere. Va usata prima di stendere il colore. Sinceramente di solito preferisco utilizzare la mascheratura liquida perché per me quella in polvere è troppo instabile e imprevedibile. Tra l'altro faccio molta fatica a vedere dove va a finire.
Quando poi utilizzo il colore, la mascheratura respinge l'acqua, riservando così degli spazi bianchi sul foglio. Successivamente diluisco del colore con la gomma arabica, che serve a rendere il colore più viscoso. Ho usato la gomma arabica a scuola con l'aiuto del mio insegnante di acquerello per creare delle nuvole da uno sfondo, sollevando via il colore con uno straccio di carta, come ti faccio vedere adesso. Mi piace molto l'effetto della gomma arabica e mi riprometto sempre di usarla più spesso. Questi possono essere dei suggerimenti più inusuali per usare gli acquerelli, ma sono molto creativi e possono essere molto liberatori. Scrivimi nei commenti se avevi mai utilizzato una di queste tecniche o se ne hai delle altre da suggerirmi. Di solito annoto sempre tutto quello che faccio per ricordarmene ed è una delle mie cose preferite, catalogare e organizzare tutto ciò che riguarda la mia arte, anche questi piccoli esercizi. Sperimentare con i colori e i materiali mi piace moltissimo. Prima di mettere via tutto, pulisco la tavolozza e vado a vedere cosa sta facendo il mio gatto. Spero che questo video ti sia piaciuto. Puoi supportare il canale iscrivendoti e magari anche attivando la campanella per ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo video. Ciao!